buongiorno. In questi video vi illustrerò i benefici degli esercizi con elastici suddivisi per gruppi muscolari. Questa tipologia di esercizio è particolarmente utile per coloro i quali vogliono rinforzarsi senza sovraccaricare le articolazioni, ma anche per chi ha problemi di natura posturale. In particolar modo in questo periodo di quarantena sono ottimi esercizi per chi non ha a disposizione i manubri, che sono anche poco reperibili online, a differenza degli elastici che sono facilmente acquistabili. Io ad esempio, dopo aver accuratamente fatto una selezione online, ho deciso di acquistare le bande elastiche Omeril, che per qualità prezzo personalmente sono le migliori. Un set di 3 fasce elastiche che possono essere utilizzate per ogni tipologia di allenamento. Che tu sia un principiante o esperto, puoi tranquillamente personalizzare il tuo allenamento con le 3 differenti fasce che differiscono per resistenza. Ora vi farò vedere. Ci sono le fasce light, le leggere, che hanno una resistenza di circa 6,8 kg, che possono essere utilizzate dai principianti. Io personalmente le utilizzo in fase di riscaldamento e in fase di stretching, quindi all'inizio e alla fine dell'allenamento. Poi ci sono le Omeril Medium, che sono quelle intermedie, che hanno una resistenza di circa 9 kg, per cui possono essere utilizzate per la maggior parte degli esercizi, come vedrete successivamente nei video. E infine c'è l'Ivy, quella pesante, che ha una resistenza di circa 13 kg, per cui la consiglio in fase più avanzata, diciamo una volta acquisita dimestichezza con la tipologia di esercizio dell'elastico, per in particolar modo gli esercizi di forza. Sono realizzate in 100% in lattice naturale, per cui sono facilmente adattabili alle tipologie di esercizi. Io ad esempio sono alto 1,93 m e riesco facilmente ad effettuare delle spinte in alto, delle estensioni, senza alcun problema. Considerate che alzando il braccio riesco a raggiungere circa 2,30 m, 2,40 m e non ho problemi con le 3 fasce, per cui hanno massima elasticità. Ho suddiviso i video, circa 35, in gruppi muscolari. Partirò dai pettorali per passare bicipiti, tricipiti, dorso, spalle e chiudere poi con esercizi di tonificazione di gambe e glutei. Ho cercato di fornirvi quanto più materiale possibile per iniziare, non mi resta che acquistare le bande e seguire i consigli che vi ho dato. È bene precisare che con gli elastici è difficile aumentare notevolmente la massa muscolare, ed infatti vengono utilizzati prevalentemente nella fase di warm up, ovvero nella fase di riscaldamento, per far affluire sangue ai muscoli. In questa fase di quarantena comunque sono utili per mantenere il tono muscolare. Successivamente, quando avrete modo di integrarli ad esercizi con i manubri, possono essere facilmente utilizzabili in fase di riscaldamento. Vi faccio un esempio: se quel giorno devo lavorare le spalle, per esempio devo effettuare un lento con i manubri oppure un Arnold Press, posso utilizzare gli elastici in fase di riscaldamento con il primo esercizio che mi viene in mente, alzate laterali con banda bloccata ai piedi. Quindi questo è il consiglio che vi voglio dare e niente. Vi auguro una buona visione e ci vediamo alla fine del video. Jungle.
Thank you.
Bene, spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. In tal caso mettete un like e seguitemi per i prossimi video. Ciao!